Pick and Gold abbiamo due ospiti oggi. Il primo è Marco Cardani, allenatore delle giovanili della Junior. Ciao Marco. Ciao a tutti. Allora, benvenuti a questa puntata. Per me è la prima volta in radio, quindi sono abbastanza emozionato e si traspare, immagino, la mia emozione. E l'altro ospite è un giocatore della Novi Più. Un buon pomeriggio a Diego Monaldi. Buongiorno a tutti. Questa Novi Più Cup, Marco, tu alleni l'Under 14 in questo trofeo. Raccontaci un po' come è andata, come sono andate le prime partite e come va questo torneo. Allora, ci siamo confrontati subito ieri contro una squadra favorita che è la Rayer Venezia, contro cui abbiamo perso una partita punto a punto. Siamo un gruppo eterogeneo, oltre ai nostri ragazzi in Under 14 abbiamo coinvolto 5 ragazzi in prestito dalle società di Brescia, New Basket Brescia, di Omegna, di Bancole, di College Basketball Novara, con cui abbiamo una collaborazione. È stato sicuramente ed è sicuramente un appuntamento importantissimo per la stagione di questi ragazzi, in quanto con la prima giornata molto simile alle finali nazionali, ecco, sia per il livello sia per il format del torneo. Diego, tu queste cose, diciamo, le hai vissute sulla tua pelle, ecco, da qualche anno hai finito le giovanili. Com'era per te confrontarti con questo tipo di manifestazioni? Queste manifestazioni sono molto importanti e sicuramente è molto bello, è molto bello giocarle, anche perché sono appunto delle prefinali nazionali, tra virgolette, e qui insomma si vedono quali squadre possono vincere il titolo, quindi è sicuramente un torneo per mettere in mostra le squadre che sono più forti, ecco. Un altro appuntamento importante è il trofeo delle regioni, di cui abbiamo parlato già la scorsa settimana a Pick and Gold, e a questo proposito abbiamo un contributo audio di Edoardo Casalone, che è l'allenatore a Casale dell'Under 14 e oggi è impegnato in questo bellissimo trofeo. Sentiamo le sue parole sul trofeo delle regioni. Siamo partiti bene con la prima giornata, abbiamo vinto contro l'Umbria faticando un pochino, poi vincendo i 20. Sono andati abbastanza bene tutti e due i ragazzi della Junior, sia Gulli De Ross che ha avuto più minuti, che Davide De Neri che ha dovuto giocare di meno per via delle rotazioni, ma che comunque è andato bene. La seconda giornata invece abbiamo giocato contro la Toscana, è stata una partita di un'intensità molto molto alta, molto molto divertente, anche se si è persa di 4 punti e si è persa nel finale dopo che siamo stati anche avanti bene. Di nuovo bene entrambi i ragazzi. Davide ha messo una bomba veramente importante, Gulli è stato in grado di tenere sulla partita, anche solo guardando i tabellini si capisce che è stato di fondamentale importanza, per cui bene entrambi i ragazzi. Siamo abbastanza soddisfatti. Edo, c'è un giocatore molto, molto futuribile, diciamo, in questa Toscana, il figlio di coach Moretti. Come l'hai visto in campo? Sì, ne avevamo già parlato la scorsa volta in puntata. Lui veramente super, credo che sia forse il più giocatore in questo momento al trofeo delle regioni. Ieri ha fatto una partita di un'intelligenza veramente rara a quest'età. Capisce veramente le cose forse un pochino prima dei suoi coetanei, per cui chiaro che il buon sangue non mente è aiutato sicuramente a questa cosa, dal fatto di vedere pallacanestro ogni secondo della sua vita in casa e fuori. Lui è veramente forse il ragazzo più verso la strada giusta per diventare un giocatore. Ecco, questo era Dado Casalone, che come vi ho detto è l'allenatore della rappresentativa piemontese in questo trofeo delle regioni. Trofeo delle regioni, Marco, che è un'altra di queste prove forse per le finali nazionali, questa volta a livello di concentrazione regionale. Certo, è uno degli appuntamenti più importanti nella crescita anche di questi ragazzi, perché hanno la possibilità di confrontarsi, cosa che non sempre capita durante la stagione, contro ragazzi del loro stesso livello fisico e tecnico,
ed è per tutti credo un'occasione di confronto e di partite, di appuntamenti ad alto livello in preparazione ovviamente alle finali nazionali, ma soprattutto nella crescita di ogni ragazzo per quello che poi è l'obiettivo di ogni settore giovanile d'Italia, che è quello di formare più giocatori di alto livello possibile. Marco, tu alleni l'Under 17, una stagione direi più che soddisfacente. Sì, appunto, è soprattutto in termini di più che di risultati, in cui siamo secondi in classifica dietro soltanto all'ottima Moncaglieri, credo sia stata ed è ancora una stagione interessantissima per quello che è la crescita tecnica e fisica di ragazzi cresciuti a Casale, ma non solo, abbiamo ragazzi da Fossano, abbiamo ragazzi dalla provincia di Alessandria, abbiamo ragazzi da Bra, da Novara. Credo sia uno dei gruppi più importanti degli ultimi anni della Junior Casale, soprattutto per possibili giocatori che potranno indossare, alcuni di loro l'hanno già fatto, la canotta della nostra prima squadra. Marco, ti lascio perché dovrai tra poco andare a allenare l'Under 14, ti lascerei però con un'ultima domanda. Da allenatore, qual è la cosa che ti dà più soddisfazione vedere o fare? Allora, la soddisfazione più grossa è sempre vedere un ragazzino che magari è allenato o anche soltanto visto allenarsi nel nostro settore giovanile indossare la maglia della prima squadra, non soltanto in panchina ma anche per gli esordi di pochi secondi, pochi minuti, fino a chi gioca davvero da anni ormai come Giancarlo Ferrero. E con questo ringraziamo Marco Cardani, allenatore della Junior, che è stato con noi. Arrivederci Marco e grazie. Grazie a voi. E non si è assolutamente visto che era molto emozionato ed era la sua prima volta in radio, è stato direi molto chiaro e molto coinvolgente il suo racconto della 9 più Cup. Rimarrei ancora con te Diego prima di dare la linea alla pubblicità. Diego Monaldi, dove hai iniziato la tua carriera nel basket e quali sono i tuoi primi ricordi con una palla da basket? La mia carriera iniziai nella mia città nativa, quindi ad Aprilia, e successivamente verso l'età di 12 anni sono andato a giocare a Roma, nella Virtus Roma. E, verso l'età di 14 appunto mi chiamò Siena, la Montepaschi, e così appunto partì per questa avventura. Sicuramente è stata una splendida esperienza e sono molto molto contento per averla vissuta. Inizialmente non è stata una decisione facile, anche perché verso insomma 14 anni partire così, andare a vivere solo, comunque sia, non è una scelta facile. Però non ho davvero nessun rimpianto e sono molto molto contento di aver fatto questa esperienza. Poi appena dopo la pubblicità continuerò a parlare con te, magari raccontando un po' qual è l'affetto e la storia che ti lega a Giulio Griccioli. Tra poco a Pick and Gold. Collegati dalla sala stampa del Palaferraris ancora con Diego Monaldi. Stavamo parlando, Diego, del rapporto che ti lega a Coach Griccioli, che ti ha allenato da subito, da quando sei arrivato a Siena. Sì, appena sono arrivato a Siena è stato appunto lui uno dei miei primi allenatori. E fin da subito mi ha portato con i gruppi più grandi, appunto per giocare con lui. Da subito mi sono trovato bene e ancora tuttora devo dire che va tutto molto bene. Senti, quanto è stato determinante il fatto che Giulio Griccioli fosse l'allenatore di Casale Monferrato? Sicuramente è stato lui a chiamarmi qui, quindi io non solo gioco per la società, ma soprattutto anche per lui, e quindi niente, ce lo devo ringraziare, perché fino ad ora ancora insomma ha sempre fiducia in me e crede in me. Senti Diego, ti affacci per la prima volta tra i professionisti l'anno scorso in DNA a Firenze. Quali sono le differenze più grosse che hai trovato nel giocare tra i semiprofessionisti, tra i dilettanti e i professionisti? Sicuramente il ritmo è molto diverso, il gioco soprattutto.
E, in Lega 2 il ritmo è molto più alto, anche perché sicuramente gli americani fanno la differenza. In difesa non ti puoi rilassare nemmeno un secondo, perché comunque sia devi stare sempre attivo e sempre sveglio, perché insomma può succedere qualsiasi cosa. E appunto secondo me il ritmo è fondamentale, quindi in Lega 2 il ritmo è molto più alto rispetto alla B1. E ora sentiamo, entriamo nel clima, diciamo, del post partita. La Junior Casale ha trovato una vittoria straordinaria sul campo di Forlì con un finale al cardiopalma, ma sentiamo le parole di coach Griccioli che commentano appunto, partendo da questo finale, la partita Casale contro Forlì. Una vittoria che ci voleva per in un campo molto difficile per diciamo così, quantomeno superare la partita in casa che avevamo perso contro Veroli. È una partita che a questo punto ci lancia nelle due partite casalinghe per provare a resistere il più in alto possibile, e non dico che ci assicura uno dei primi quattro posti, che era diciamo il nostro obiettivo di diciamo così di metà stagione, però ci mette intanto una bella pietra. Una partita che è stata diciamo così, ha avuto un inizio nostro migliore rispetto ai nostri inizi un po' così zoppicanti che abbiamo avuto nell'ultimo mese e mezzo, quindi il primo quarto che abbiamo condotto anche per lunghi tratti e finito avanti, poi nel secondo quarto ci siamo spenti soprattutto in attacco perdendo un po' il filo del discorso, non siamo stati puniti eccessivamente da Forlì, e questo ci ha consentito di restare aggrappati alla partita nel terzo quarto, e poi nel quarto periodo abbiamo lanciato diciamo così la nostra volata, intensificando la difesa, prendendo quel vantaggio che sembrava a due minuti dalla fine garantirci. In realtà poi la grande spinta del pubblico, la grande reazione da parte di Forlì con pressing e qualche ingenuità da parte nostra diciamo così hanno regalato un finale thrilling, che però ci ha visto insomma vincere, e questa è la cosa più importante. Coach, non è la prima volta che la Junior e nella fattispecie Casper Ware segna quelli che tu usi chiamare big shots. Sì, per essere sinceri ci siamo dovuti arrivare, anche perché lui aveva precedentemente perso un paio di palloni contro il pressing abbastanza sanguinosi, e quindi diciamo che stavolta ha rimediato a qualcosa che aveva fatto prima, insomma. Avevamo preparato l'ultima azione per un suo pick and roll, come avevamo fatto a Barcellona, poi doveva leggere un po' la situazione, ha avuto lo spazio per prendere un tiro dei suoi, l'ha preso, comunque avevamo messo sul perimetro Pieric, Malaventura e Ferrero, che erano pronti a prendersi un eventuale scarico per un tiro da tre punti e provare a vincere la partita. Coach, abbiamo visto nel primo tempo uscire Antonelli zoppicante, si sa già qualcosa sulle sue condizioni? Ma oggi verifichiamo insomma una distorsione non bruttissima, però non gli ha permesso di rientrare in campo. Quello è stato anche uno dei fattori che ci ha un po' messo male, perché il ragazzo comunque sta attraversando un periodo positivo. I falli Bulkevicius mi avevano portato a metterlo in campo quasi subito, in realtà poi abbiamo dovuto abbassare notevolmente il quintetto e un po' a rimbalzo abbiamo sofferto, tanto è vero che quando poi nel quarto periodo abbiamo invece controllato i rimbalzi, controllato le palle vaganti, è stato il momento in cui siamo andati avanti sostanzialmente. Un'altra prova convincente, diciamo, della gioventù, ecco, hai parlato di Antonelli che nelle ultime partite in effetti ha visto salire il suo minutaggio e ha visto anche salire di intensità il suo gioco, ottima prova di nuovo anche di Diego Monaldi. Sì, direi di sì, con meno minuti rispetto a Pistoia, però minuti importanti, minuti in cui Vale ha giocato al posto insieme a Ware, direi in maniera sicura, facendo anche un canestro importante di rapina
in un momento di partita in cui era fondamentale restare aggrappati alla partita, perciò hai ragione tu, stiamo trovando risorse anche da questi ragazzi che chiaramente hanno iniziato il campionato per quanto riguarda Diego nella totale inesperienza dello stesso, per quanto riguarda invece Antonelli, diciamo, con dopo fugaci apparizioni a Varese qualche anno fa, poi aveva fatto soltanto tanti allenamenti, quindi direi che in chiave di finale di campionato, di playoff, abbiamo anche delle armi in più, insomma. E un'altra partita dopo quella di Pistoia di Rodney Green che ne rialza un po' le quotazioni, quotazioni è un termine magari sbagliato, però ecco, ha avuto un periodo un po' calante e invece nelle ultime due partite sembra che abbia ripreso a fidarsi delle sue cose. Sta facendo qualcosa di meglio, sta meglio, deve ancora lavorare molto perché chiaramente da lui pretendiamo molto di più in quello che è il gioco anche insieme agli altri, non solo in fase di realizzativa individuale, però diciamo che siamo sulla strada della comprensione e questo è qualcosa che insomma ci può dar fiducia, insomma, ecco, però dobbiamo lavorare ancora tanto, lui deve lavorare ancora molto, però rispetto a prima hai ragione tu che qualcosa indubbiamente dei segnali di vita più positivi rispetto a prima li sta dando. Cioè, anche qualche minuto nel primo tempo in cui Rodney ha effettivamente portato la palla, ha giocato più in posizione di playmaker per scaricare forse la pressione da Casper Ware? Sì, lui è in grado di poterlo fare, l'ha fatto lui, come dicevo l'ha fatto Diego Monaldi facendo fare a Casper la guardia, chiaro che è una delle chiavi in più che possiamo avere, indubbiamente è una sua abilità, è qualcosa che non è a lui sconosciuto, perciò gliel'abbiamo fatto fare, insomma. Permettimi di lanciare, noi adesso abbiamo due partite in casa con Scafati e Trento che sono due partite molto importanti, noi è chiaro che non possiamo, dobbiamo lavorare per non perdere altre partite in casa, saranno due partite durissime a partire dalla prossima, quindi ai tifosi che ascolteranno diciamo così, raccomando di portare al palazzetto parenti, amici, conoscenti per creare un ambiente come noi abbiamo trovato a Forlì e Pistoia, di grande tifo, di grande partecipazione, sia da un punto di vista semplicemente di coinvolgimento che proprio da un punto di vista numerico. Ci avviciniamo alla fine dell'anno tutti e quindi mi aspetto che anche l'entusiasmo che intorno a questa squadra si è comunque creato nel gruppo di tifosi tra virgolette storico, quindi di presenze costanti venga aumentato, diciamo così, nell'ultimo periodo, perché ce n'è veramente bisogno dell'aiuto del pubblico. Ecco, e questo era Giulio Griccioli, allenatore della Junior Casale, e ovviamente io e Diego ci accomuniamo, facciamo nostro questo appello. Diego, giocare in un palazzetto con un certo clima è tutta un'altra cosa. Sì, sicuramente fa la differenza, insomma il pubblico si fa molto sentire, insomma è fondamentale per la squadra che gioca in casa avere un pubblico che si fa sentire e che non si fa sentire. E per lanciare, quindi speriamo che il pubblico lanci questo finale di stagione alla Junior. Adesso c'è il GR, dopo ci ritroveremo qui con Diego Monaldi e con Paolo Panza. Su Radio Gold News per Pick and Gold è arrivato come di consueto Paolo Panza. Ciao Paolo. Ciao Michele, buongiorno a tutti. E siamo con Diego Monaldi che saluto nuovamente. Ciao Diego. Ciao, buongiorno.
Allora, Paolo, inizierei da te con un commentino sulle due partite, insomma, che a stretto giro di posta la Junior ha giocato in Centro Italia. Sì, ma quella di Pistoia la posso commentare sicuramente meglio per averla vista dal vivo e cercato di commentare, malgrado tutte le difficoltà tecniche del caso domenica scorsa. Ma direi che sono due partite che alla fine della fiera confermano il carattere della Junior dell'anno di più, che comunque ha dimostrato, anche se con risultati finali diversi, essere una squadra comunque che continua a combattere e a non mollare. Pistoia ovviamente, e lo si sapeva prima, si è trovata di fronte a una squadra con caratteristiche fisiche particolarmente fastidiose per la Junior e con un rebus difficilissimo da risolvere, che era la presenza in campo di Michael Hicks, un giocatore espertissimo, di buonissime mani, grande tecnica, ma soprattutto di struttura fisica importante, che quando giocava contro un numero 3 o comunque contro un giocatore piccolo come poteva essere Simone Pieris, essendo schierato da parte di Cos dell'Agnello, di Cos Moretti, scusa, come numero 4, andava a mettersi a spalle a canestro, bravissima la squadra a cercarlo in quella posizione lì e immarcabile quando veniva marcato da un giocatore più grosso di ruolo come Martinoni, lo attaccava dal palleggio, anche lì immarcabile. Penso che la chiave tattica sia stata più che altro questa. Dopodiché le lunghe leve di giocatori come la classe CS, giocatori come Garando ovviamente, hanno fatto il resto. Detto tutto questo, comunque non di più è riuscito a stare in partita. È chiaro che non è un grandissimo momento generale della squadra, o quantomeno non è il migliore della stagione. Ci sono giocatori che stanno facendo un po' più fatica, che stanno tirando secondo me anche un po' il fiato, visto gli straordinari cui sono stati applicati nella prima parte di campionato. Per quanto riguarda la partita di Pistoia, sicuramente gli esterni italiani, Malaventura, Simone Pieris e lo stesso Giancarlo Ferrero, e non ultimo a Pistoia Posca Butkevicius, che è stato subito penalizzato da falli e quindi non ha portato il contributo che in genere portava. Comunque, detto tutto questo, è ovvio che Casale in quella partita si è trovato a giocare contro quella che si è dimostrata sicuramente la squadra più tosta, più continua, meglio attrezzata secondo me per cercare il salto di qualità, in un ambiente molto bello, devo dire, un pubblico molto partecipe, un pubblico che ci crede, un pubblico che a 3 minuti dalla fine è andato avanti per almeno 2 minuti a fare una ola da mettere i brividi, e questo sicuramente è un qualcosa che forse Diego Monaldi, che è lì, potrà confermare. Certamente ha dato un qualche scossa ai giocatori in campo, però insomma una partita giocata fino alla fine. Venendo a quella di Forlì, chiaramente l'avversario di fronte di spessore diverso, quindi con lettura tecnica sicuramente diversa. Casale è partita secondo me molto bene, premesso che questa l'ho vista in streaming e quindi non benissimo, però Casale sì, è partita purtroppo bene, la connessione su Sportube non era sempre delle migliori. Paolo, ti interromperei solo un attimo, perché in effetti sia coach Griccioli che Diego mi faceva ampi cenni hanno apprezzato e vorrebbero riproposto a Casale l'ambiente di Pistoia, o sbaglio, Diego? Sì, sicuramente, anche come diciamo prima, il calore del pubblico fa la differenza, e in effetti quando negli ultimi minuti hanno fatto la ola e poi non hanno smesso mai praticamente di fare cori, di cantare, insomma anche a me mi sono venuti davvero dei brividi, come a tutti penso, quindi fa molto molto la differenza. Concordavo con te, Paolo, Griccioli nel dire che la partenza di Forlì è stata forse negli ultimi tempi una delle partenze più consistenti della Junior. Sì,
infatti stavo dicendo che la Juni non di più ha letto bene la partita, se c'è un punto debole o il punto debole più evidente della squadra di Forlì è sotto canestro, che sostanzialmente gioca con un ragazzino pur bravissimo come vedete Sitori, che Diego ovviamente conosce bene, oppure con un veterano di categoria inferiore come può essere Mattia Soloperto sotto canestro, per cui come sempre succede Casale è partita a servire con continuità palle in post basso su Busquets, poi non so perché nel corso della partita questa è una cosa che si perde un pochettino, le prime azioni sempre Casale gioca in post basso per Busquets, poi ci si perde un po' e ci si limita a giocare un po' più lontano da canestro con i picarole, con le invenzioni dei due americani, con gli scarichi poi per chi esce dai blocchi, però sicuramente 27 punti nel primo quarto sono un bottino di altissimo rilievo e in linea con la pallacanestro che abbiamo visto nella prima parte di campionato. Se un qualcosa si può imputare a queste squadre in questo momento sono proprio le folate, gli spazi, voglio dire, tante volte c'è la partenza negativa per poi riprendersi. Ieri c'è stato un primo quarto da 27 punti, un secondo quarto da 7 punti, un quarto quarto giocato benissimo per 8 minuti e poi un cedimento improvviso negli ultimi due minuti che ha permesso praticamente a Forlì di rientrare in partita in modo completamente insperato. Quindi sicuramente queste ondate di positività o di negatività sono qualcosa su cui certamente Giulio dovrà lavorare, o alla quale sicuramente saprà lo staff di Casale dare una spiegazione in questo momento, a fronte, come ho sentito dire anche a Giulio, di un momento fisico non dei migliori. Senti Paolo, io ti lascerei facendo un giochino tra tutti e tre, tra me, te e Diego, e farei le pagelle della partita di Forlì, o meglio le lascio fare a voi due, e inizierei da te e ti chiederei un voto a Matteo Malaventura. Commentato. Non un voto non... commentato. Allora prima il commento poi il voto. Matteo Malaventura ha avuto il grandissimo merito di fare il canestro forse più importante della partita, quello che ha dato davvero la spinta a Casale per fare quell'allungo sul più 9. Certamente non è il momento migliore di Matteo da un punto di vista probabilmente fisico e da un punto di vista della precisione al tiro, che è una delle caratteristiche principali di Matteo, quindi mi limiterei a un 5.5. Passerei allora a Diego per commentare la prova di un Rodney Green in crescita. Sì, sicuramente in crescita, anche perché riprendersi da un infortunio molto importante, insomma, non è facile. Comunque sia, nonostante tutto è stato sempre concentrato durante la partita. Anche se un po' tutti insomma abbiamo fatto delle palle perse, direi che ha giocato un'ottima partita e secondo me merita un buon set, anche perché ha segnato degli ottimi canestri in momenti molto importanti. Antonelli purtroppo ha lasciato la partita anzitempo e quindi direi che sarete d'accordo con me con un senza voto, e io mi arrogo il diritto di dare il voto a Pavka Butkevičius, che se dovessimo dare un voto sulla sua partita fino diciamo al terzo quarto sarebbe un voto molto alto, poi purtroppo i falli l'hanno di nuovo condizionato. Io direi che comunque un 6 pieno a Butkevičius lo si può dare. Paolo, Pjeric, questo qua è molto facile, dai. Pjeric sulla partita di ieri non so da dove partiamo con il punteggio, quando facevo le superiori io i 10 non esistevano, però insomma sicuramente grande merito della partita di ieri sul suo 4 su 4 da 3 punti, quindi 8. 8 a Pjeric. Allora adesso riparto io, perché bisogna dare un voto a Diego Monaldi, oppure glielo facciamo dare a lui? Vado io. Io anche a Diego darei un 6 più, perché come diceva Gricioli ha dato dalla panchina qualcosa, ha dato una spinta, e soprattutto quel canestro in cui se il primo tiro non è arrivato, è rimasto lì, si è preso il passaggio di Martino dopo il rimbalzo e ha trovato un canestro molto importante, che ha permesso alla Junior di
continuare nell'allungo. Allora Diego, passerei a te per andare con Nicolò Martinoni. Ma Nicolò sicuramente ha giocato un'ottima partita, non solo in attacco, dove non ha realizzato tantissimo, ma ha giocato molto bene in difesa. E, insomma, la difesa è molto molto importante, soprattutto i rimbalzi, e secondo me un 7 più va 7 più bene. A Nicolò Martinoni. Paolo, ti chiuderei con Giancarlo Ferrero e poi daremo al collega di reparto Monaldi la parola per Casper Ware. Intanto permettimi di alzare di mezzo voto il voto dato a Diego, non per la partita di ieri ma per quella di Pistoia, perché l'ho visto particolarmente importante, più in difesa e in costruzione, non ha segnato, però secondo me è una delle sue migliori prestazioni. Giancarlo mi costa molto, perché sai quelli sono i sentimenti che mi legano a lui. Ieri sera secondo me non una buona partita, sotto la sufficienza, 5. 5, chiudiamo con te Diego. Casper Ware, che fa e disfa? Casper Ware, insomma, che dire, ha fatto insomma il canestro più importante della gara. Durante tutta la partita è sempre rimasto costante, quindi ha sempre segnato, ha sempre avuto la palla in mano, quindi è stato lui quello che insomma ha gestito meglio la squadra. Verso gli ultimi minuti anche appunto ci sono state molto mani addosso e non è stato facile per lui gestire al meglio la situazione. Nonostante tutto ha fatto una splendida partita e un 8 più, direi 8 più a Casper Ware. Queste sono le pagelle di Radio Gold. Diamo la linea alla regia, tra poco saremo ancora qui. Intanto saluto Paolo Panza e lo ringrazio come al solito. Ti ritroveremo per la cronaca interna con Scaffati. Ciao Paolo. Ciao, ciao Michele, ciao Diego e buona Pasqua a tutti. Grazie Paolo Panza. Dicevo, diamo la linea alla regia, tra poco saremo di nuovo qui con Diego Monaldi e con un ospite d'eccezione, coach Attilio Caia. Collegati qui su Radio Gold News dal Palaferraris di Casale Monferrato a parlare di pallacanestro con Pick and Gold, ancora con Diego Monaldi, ed è arrivato l'ospite d'eccezione di questa puntata. Un ringraziamento e un saluto a coach Attilio Caia. Buon pomeriggio. Buongiorno. Attilio Caia, che oltre a essere un allenatore di pallacanestro è diciamo un collega, commenta le partite di pallacanestro per Rai Sport, per la Lega 2, e l'ultima sua apparizione sugli schermi è stata appunto la Coppa Italia di Lega 2. Che squadre ha visto e che emozioni le ha lasciato quel trofeo, coach? Ma è stata una bella manifestazione, perché c'era un'ottima cornice di pubblico e poi dopo aiutata molto anche dalla vittoria della squadra di casa, che quindi ha aumentato questa bella atmosfera che c'era all'interno di quel palazzetto. Poi una società nuova, quindi anche con grande entusiasmo, e si è visto un po' come i giocatori hanno affrontato con grande energia quella partita, e devo dire che quindi era stata un'ottima manifestazione dove avevano partecipato quattro squadre che erano diciamo perlomeno tre in grande salute, mi riferisco a Trento, a Casale Monferrato e a Pistoia, e che hanno dato vita a due semifinali un po' altalenanti ma alla fine molto combattute, e una finale è stata altrettanto interessante e combattuta, dove come al solito dalla Lega 2 si sono visti giocatori estremamente interessanti che in futuro potranno avere anche uno spazio alla Lega Superiore. Allora coach, parliamo ancora di Lega 2, le prime quattro squadre, cioè Pistoia che comanda e aveva il turno di riposo in questa giornata, le altre tre però tengono il passo. Barcellona rivitalizzata all'arrivo di Hardy, Brescia sempre più consistente, Casale che la spunta con questa magia di Casper Ware all'ultimo secondo. Beh, infatti sono la vittoria di Casale, direi che sia un peso specifico superiore rispetto alle altre, in quanto vincere a Forlì è un'avversaria che ha ancora tante cose da chiedere in questo campionato, gioca con la motivazione per cercare di agguantare i playoff finali,
e quindi una squadra che anche in casa, direi, nonostante la partenza di Todic, però rimane sempre una squadra competitiva, quindi vincere su quel campo vale molto, a differenza di Barcellona, che è vero che dall'inserimento di Hardy hanno fatto bene, però insomma devo dire che non hanno ancora preso un giusto brio, una giusta inerzia, perché ieri hanno vinto contro Trieste, che meno male, con grande merito sta facendo il proprio campionato, però non è la squadra che può essere presa come riferimento. E la volta scorsa anche contro Veroli, insomma, hanno vinto ma non hanno ancora del tutto convinto, quindi Barcellona deve ancora un po', diciamo, assestarsi, mentre un ottimo assestamento l'ha già avuto anche Brescia, che può contare su un quintetto base di assolutissimo livello da essere, se non la miglior squadra della Lega, ma una delle sicuramente prime due. Dopodiché bisogna vedere quello che riusciranno a fare con la panchina. Siamo ancora con Diego Monaldi, ci accomuniamo ai ringraziamenti a Coach Kaya, che ci ha dato un bello spaccato di questa Lega 2. Allora Diego, direi di passare alle 10 domande, risposta secca come al solito. Partiamo da assist dietro la schiena oppure alle hoop? Assist dietro la schiena. Pick and roll, sì o no? Sì. Preferisci il tiro dal palleggio oppure tirare dagli scarichi? Tiro dal palleggio. Senti, situazione tipo quella di Forlì, più 2, 15 secondi dalla fine, si difende o si fa fallo? Si difende. E qui saranno contenti i tuoi allenatori. Travis Diner o Bobby Brown? Bobby Brown. Stonruk o Lavrinovic? Direi Stonruk. McIntyre o McCallum, il due playmaker che tu hai visto molto da vicino a Siena? Sì, direi McCallum. Poeta o Cinciarini? Poeta. Adesso passiamo oltreoceano. Chris Paul o Ricky Rubio? Chris Paul. E alla fine chi vince l'NBA? Miami o OKC o qualcun altro? Secondo me Miami. E con questo ringrazio Diego Monaldi per essere stato con noi. Grazie mille Diego. Grazie a tutti. E da Michele Berra una buona Pasqua e buon basket a tutti. Vieni alla regia.